Come Comitato per il diritto alla casa delle isole di Ischia e Procida siamo qui assieme agli altri comitati e al coordinamento regionale che unisce tutti i comitati di lotta cittadini per rivendicare con forza il diritto alla casa dei cittadini campani, chiedere un immediato fermaruspe e nelle more la soluzione del problema. Per 40 anni le istituzioni e la politica hanno consentito e voluto che proliferasse l'abusivismo edilizio. Oggi hanno il dovere di sanare quello di necessità e di buttare a terra la grossa speculazione edilizia affaristica camorristica che, guarda caso, non viene toccata. Allora, siamo venuti qua per reclamare il diritto alla nostra casa. Siamo venuti qua per reclamare un diritto fondamentale, il diritto alla nostra casa. Perché qua ci sono gente che hanno costruito case 30 anni fa, pagano IMI, ICI, pagano tutto. Il comune ci ha dato fogna, acqua, luce, poi dopo 30 anni si sono svegliati assieme alla magistratura, dicono che quelle case non sono a noi e le vogliono buttare a terra. Io vi ribadisco che nei nostri paesi l'85% dei comuni non c'è un piano regolatore, ci hanno permesso a costruire così. Allora noi siamo qua per chiedere al governo subito un fermaruspe, perché non è possibile che si viene a Na in Campania e si butta una casa a terra come macchia di leopardo. In Campania ci sono 80.000 case con sentenze passate giudicate e 750.000 abusi che non c'hanno alla ricerca, non possono buttare tutto a terra, è impossibile. Allora datemi una regolata, una volta per tutte facciamo una legge, dateci una sanatoria a queste case di necessità, perché noi stiamo parlando di case di necessità, non stiamo parlando di abusi, di grandi speculazioni, però vanno a buttare a terra sempre le case di povera gente, case di necessità, fino a ieri una casa di un povero Cristo che non c'ha nemmeno il lavoro. Voglio vedere questo come fa a pagare il pigione, come fa a dormire, dove va? Non c'è niente, non ci hanno dato un'alternativa, non ci hanno dato un modulo abitativo, perché da noi al sud non ci sono case popolari, non c'è niente. Siamo tornati in Piazza Colonna davanti a Montecitorio per supportare la mozione che dovrebbe essere discussa in queste settimane in Parlamento. Ho visto che ci avevano fatto tante promesse e poi alla fine rimanda, ancora non è successo nulla. Abbiamo deciso di rimanere qui in presidio permanente fino a quando non verrà approvato almeno un bloccaruspe, perché in questa situazione pandemica, in questa grave crisi economica, sociale che stiamo vivendo in tutto il paese e ovviamente in tutto il mondo, non è giusto che le persone perdano l'ultimo, unico bene rifugio che hanno, la casa. Signora, voi siete di Acerra, a breve rischiate l'abbattimento della casa. Da quanti anni vivete? Dal 2003 abbiamo pagato le rate di condono e non ci è stato concesso il condono, in quanto Bassolino fece una sua legge regionale. Perché il giusto al piano superiore non c'era e da allora mi hanno perquisito amministrativamente e legalmente e penalmente, e adesso siamo agli sgoccioli, ci metteranno in mezzo alla strada e non avremo dove andare. Siete disperati, vediamo disperati. La fronte insanguinata, qual è lo stato d'animo di chi all'improvviso dopo 20 anni rischia di essere cacciato fuori e abbattuto? Da avere una casa a trovarsi agli estremi, senza lavoro, senza casa e i figli non sappiamo dove mandarli. Tiziana Ambrosino, papà Filuccio a Procida, dopo 30 anni ultraottantenne cacciato fuori di casa con mamma e casa abbattuta dopo 30 anni, una vera ingiustizia. Una grande ingiustizia, non siamo stati tutelati da nessuno, i miei genitori sono ultraottantenni, mia madre ha problemi di disabilità, non stanno bene, sono distrutti, lo Stato non ci ha tutelato. Noi vogliamo che vengano fermate le ruspe, vengano fermate le demolizioni per le prime case, per le case di necessità. Non lo trovo per niente giusto, perché fino adesso abbiamo pagato tasse, abbiamo pagato il condono, abbiamo pagato la sanatoria. Perché la casa è stata buttata a terra? Perché non vediamo tutelati